Ora parliamo di ciclismo, della 14ª tappa del Giro d'Italia. La Carovana Rosa è partita da Cittadella in Veneto per arrivare sulla montagna delle Alpi Carniche in Friuli, ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Enrico Giancarli, il nostro inviato che sta seguendo il Giro d'Italia. E questa è la salita, si tratta della salita più dura del Giro, Enrico. Per Giulio Ciccone sarà uno spartiacque? Ciao Gigliola, buon pomeriggio, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano all'ascolto al TG8 dall'Abruzzo. Zoncolan, lo vedete, eccolo qui alle mie spalle, nuvole minacciose, temperature in cima di 2 gradi, Gigliola, quindi tra un po' ci copriremo con i giacconi invernali. E hai detto bene, una salita che Giulio Ciccone aspetta, una salita che ci dirà realmente quali sono i valori del Giro d'Italia. Questa è la grafica della tappa di oggi. I corridori ancora non iniziano la prima asperità di giornata. C'è un gruppo di fuggitivi con 7 minuti di vantaggio. Il più vicino in classifica è George Bennett della Jumbo, che punta anche la tappa ed è lanciato oggi da Edoardo Affini, che ieri ha provato il colpo grosso sotto l'arena di Verona, ma la vera arena oggi, Gigliola, quella dove si consumerà la prima vera grande battaglia per la generale della classifica generale, della classifica finale, è il Monte Zoncolan. Gli ultimi 4 chilometri sono i più duri d'Europa, pendenze medie del 15%, punte al 27%, una salita che ci dirà se Egan Bernal è davvero il padrone del Giro d'Italia, se Giulio Ciccone può lottare per i primi posti in classifica e se Simon Yates può rientrare e lottare anche lui per la maglia rosa. Le condizioni meteo sono avverse, ci sono 2 gradi, c'è nebbia, c'è anche il rischio di qualche fiocco di neve, c'è tanta neve a bordo strada. Io lo vedo alle mie spalle, lo Zoncolan, tra un po', Gigliola. Con le macchine inizieremo noi la salita, i corridori con la bici affronteranno quella che è una delle salite più dure d'Europa, il Monte Zoncolan. Chiaramente, in bocca al lupo a Giulio Ciccone, noi ci sentiamo questa sera per gli aggiornamenti. Ciao Gigliola, un saluto.